Buongiorno raga. Gli hack di oggi io già li ho trovati e li ho anche scaricati. Sono degli hack un po' particolari. Li ho pagati parecchio, 20 euro. Quindi più di Netflix e più di Amazon Music. Anzi, in realtà Amazon Music era gratis, visto e considerato che c'è il Prime. I cheat di oggi, sono i cheat del Grande Fratello, signori. Oggi ho speso 20 euro cheat direttamente dalla casa del Grande Fratello. Andiamo bene. Oggi vedremo, testeremo se i cheat del Grande Fratello hanno una bella pushata o se fanno cagare al c***o. Un attimo che mi deve rispondere una persona. È importante questa cosa. Sì, pronto. Barbara D'Urso? Credo che tu sappia, che voi sappiate, che io sono vicino a voi. Ascolta, senti, inviami sti cazzo di cheat che ti ho pagato su PayPal stamattina. Quindi vedi di sbrigarti, che qua devo dare 30 diamanti. Dillo pure a Ilari Blasi, mi raccomando, eh. In un minuto volevo innanzitutto chiedere scusa, ma veramente è stata una dimenticanza. Va bene. Ciao. No, mi dissocio, non volevo dirglielo al telefono, ho sbagliato. Ok, mi stanno inviando direttamente dalla casa del Grande Fratello e dal confessionale i cheat. Stanno entrando nel gioco, riesco a percepirlo. Siamo già nella buona strada. Salutiamo Don, Gino, Ciupapi, Mugnagno. Intanto una cosa che volevo fare anche oggi è creare anche la piscinetta, così possiamo fare le live di HotTube Beaches su Minecraft. Cioè ragazzi, ma state scherzando? Una bella jacuzzi, minchia, facciamo tipo la jacuzzi o delle... Facciamo la jacuzzi con scritto nel cartellino Amurant, capito? Tua madre putt... Porco due. Vaff... Allora, Fradomo, mi hai già stressato l'anima. Va bene. Dai, Fradomo, non mi rovinare casa, cioè... ci servono... I cactus ci servono, ragazzi? Domanda. I cactus ci servono? O non servono a niente? Perché semmai li prenda che sono qua. Ho visto qualcosa, signori? Qua sono i cactus. Ragazzi, i cactus sono questi. Io li chiamo cactus, ok? Ognuno ha i propri modi di chiamare le cose, ok? Io li chiamo cactus, va bene? Ora, non rompete e non giudicate. Grazie. Ma che è sta roba, raga? Ma? Bene, abbiamo trovato... La madonna, quante canne, oddio! Altro che Bob Marley. Abbiamo trovato il castello di Osiride. La domanda è, cosa potrebbe mai andare storto qua sotto? Tranquilli, con molta fatica arriveremo... Nel chilling. Questi trucchetti ci cascavo quando avevo 8 anni. Allora, vediamo un po' cosa... Dai, ma che... Ok, GG per gli smeraldi, però dai, cioè, dammi qualcosa di più entusiasmante, qualcosa di più eccitante, cioè. Scava attorno alla sabbia, ci sta la cesta nascosta al portale di prima. Quasar, non mi trolli, vero? Non è che mi succede qualcosa e muoio, vero? Per favore? No? Ma? Ma? Pare strano. Perché ci dovrebbe essere della lava in questo... No, ma io sono convinta che ci sia qualcosa però, raga. Cioè, è strano che ci sia la lava qua sotto così a caso. No, è palese che c'è qualcosa, dai. Non può non esserci nulla, ragazzi, cioè. Viva la f***. Addio. Ma io non ci sto. Ci sta niente. Nulla. Non, neanche gli occhi per piangere ci stanno qua sotto. Eccola. Ah, merda. Occhio fino, ragazzi, complimenti. Se ora io ho fatto sto bordello per non trovare un c***o. Davvero
una CES così importante, la riprenderei, la ricercherei altre 850. Ehi, ridete, vai, vai. Ridete delle disgrazie altrui, vai, vai. Però, raga, fidatevi che la viene bellissima. Fidatevi di me. Noi viene veramente bella. Cresci. E la matò. Ma mi ha smerdato il pavimento. Ma me l'ha sporcato. Cioè, ha cagato sotto questo. Di albero, porca. Dai, però. Però vi dico una cosa. Ci sono alberi che sono molto più grossi. Fidatevi di me, ragazzi. Ora farò una cosa veramente da persone euforiche. Veramente euforiche. Voglio fare delle scale, nel senso... Ora vi faccio vedere la mia idea, ok? Però la casa la dovrei fare in teoria... Devo arrivare proprio alla punta, giusto? O faccio proprio alla punta, oppure faccio a questo piano. No, alla punta no, in realtà. Sarebbe da fare a metà albero. Eh no, a metà è molto più bello. O se no, lo faccio tutto in vetro. Potrebbe essere un'idea. Il problema è che è proprio la... Comunque... Viene bello, cioè viene comunque grande, quello è il fatto. Allora, io per il momento sto bene qua. Dai, raga, ora è molto più bello, cioè, così ora ci sta. Ha il suo perché. Allora, io voglio andare in miniera. Sto solamente pensando se fare l'armatura in diamante o no. Poi, ovviamente, quando avrò degli incantesimi, mi farò una seconda armatura nuova da incantare, perché se quella là sarà già distrutta. Sono in hardcore, raga, non posso rischiare di morire. Che sto cercando un dungeon da andare per andare a scavare. Devo prendere l'ossidiana. Devo prendere un po' di diamanti per recuperare quelli che ho appena utilizzato. E il resto si vede. Che acco usi oggi? L'ho detto prima, raga. Della Barbara d'Urso, del Grande Fratello. Vediamo come si comportano questi cheat. Sono proprio curiosa. Agli hack mi dicono che qua dovrebbe esserci qualcosina più o meno vicino. Devo un attimo però capire effettivamente cosa. I cheat del Grande Fratello mi avevano indicato che qua c'era effettivamente qualcosa. Ilary Blasi, davvero incredibile. Barbara d'Urso, devo dire che colpisce ancora. I cheat che mi ha fornito... I cheat che mi ha fornito... grazie mille Ilary Blasi, grazie mille Barbara d'Urso. Davvero delle donne di grandissima classe, veramente impressionanti. Io direi che il cheat è partito alla grande. Cioè proprio alla grande. Cioè io potevo scavare in 1000 punti, ma ho scavato proprio lì. Ma io scherzo quando parlo di hack, eh? Il mio meme è un troll. Siete ancora sicuri che sia un troll? Giuro, giuro, non sto usando niente. Giuro, non sto utilizzando niente. Praticamente, quando ero piccola, il Grande Fratello lo guardavo sempre. Infatti oggi mi sentivo di comprare i cheat del Grande Fratello, che ho pagato pure tanto, proprio perché percepivo un'aura potentissima provenire da Barbara d'Urso. Minchia, Barbarina, Barbarina, porca troia. Veramente eccezionale questo tipo di programma terzo che uso per trovare diamanti. Davvero incredibile. Cioè, una cosa davvero pazzesca. Devo dire che fino ad oggi questo è il cheat che è partito meglio di tutti. Cioè, non posso dire nulla. È una percezione. No! No! Barbara d'Urso! Barbara! Sposami! Ora! Ti prego, mi dono tutto il mio corpo adesso a te, Barbara. Se stai guardando questa live, ti giuro, mi dono tutta, dalla A alla Z. Qualsiasi parte del mio corpo che vuoi, te la cedo adesso. Anche a te, Ilary Blasi. Va benissimo, anzi, sei pure sorca, quindi. Ed è così, cioè, basta, basta, basta. Non c'è poco da fare. Questi sono i cheat migliori di sempre, ragazzi. Questi saranno, secondo me, un 5. O 3. Vedendo come sono divisi, saranno 3. Va benissimo. Cioè, nel chilling proprio. E qui entra in gioco la preghiera? Ragazzi, cioè, ormai... Barbara d'Urso
È troppo forte, regà. Vai, ma stiamo scherzando. 8 di nuovo. Mamma mia, questa barbara d'urso. Cioè, mi sono rifatta l'armatura, ragazzi. Mi sono rifatta... Oh, anzi, più dell'armatura. Ho recuperato la grande. Dicevo, Barbara d'Urso, purtroppo, è troppo forte. Barbara d'Urso, non la puoi superare. Non la puoi superare, non puoi. Cioè, se ce ne sono nuovamente 8, non ho neanche scavato. Va bene. Che messaggio mi vuoi mandare, Barbara? Barbara, che messaggio mi vuoi mandare? Barbara! Barbara, che messaggio! Barbara, ti prego, non me lo dire, Barbara. Barbara! Barbara! Che messaggio! Io so già che ce ne sono 8. Io so già che ce ne sono 8. Io so già che ce ne sono 8! Barbara! Barbara, amore mio, fai di me ciò che vuoi, prendimi... Dio, bellissimo, 37 diamanti, ragazzi, proprio record giornaliero in meno di un'ora. Cioè, ragazzi, non è possibile, ma non è possibile. Questa è la terza o la quarta volta che becchiamo 8 stack? Mi sa che è la quarta volta. Barbara, sposami! Barbara ha dato anche troppo, raga. Penso che si sia stancata, si è andata un attimino a riposarsi, perché dice, beh, sono un po' stanca, Marti. Ho cercato di darti una mano il più possibile, ma ora devo andare, perché devo un attimo ricaricare le energie, sennò poi... Comprendiamola, ragazzi, comprendiamola. Cioè, ci sta, nel senso... È alle 5:20 di visione, deve prepararsi, devono comunque truccarla, farla comunque carina, capito? È normale, cioè, è una donna impegnata, ragazzi. Avrò avuto da fare, detto vado un attimo via, tanto qui oggi il mio lavoro io l'ho fatto. Effettivamente l'ha fatto. Barbara! Barbara, ma sono le 4:30, devi andare a fare la trasmissione del Grande Fratello, cioè è tardi, devi andare in TV, tranquilla, hai fatto già troppo per oggi. Ti sto dicendo che hai fatto troppo per oggi, basta, basta. Ma io direi come finale, ragazzi, cioè, come finale, secondo me è onestissimo, cioè, nulla da dire. Abbiamo fatto con Barbara oggi 51 diamanti, Cristo Dio, Cristo Dio.